È il giorno dell'Apple Watch, il nuovo gioielino della tecnologia che ha fatto il suo debutto sul palco dello Yerba Buena Center di San Francisco, da dove il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato i rumors della vigilia. L'Apple Watch è il più personale dei dispositivi che abbiamo creato, ha detto Cook. Leggero, confortevole, elegante e molto smart, il nuovo arrivato è arrivato il primo degli strumenti di casa Apple ad essere indossabile. Dei 349 dollari per il modello sport nella versione da 38 mm, l'Apple Watch arriva fino a 10.000 dollari per la versione in oro 18 carati. Arriverà in diversi paesi il 24 aprile e sarà possibile preordinarlo già due settimane prima, ma l'Italia sarà esclusa dal primo gruppo. Intanto, già da oggi è disponibile l'aggiornamento a iOS 8.2 che porta su iPhone e l'app Apple Watch con cui si possono controllare varie funzionalità dello smartwatch di copertino. Che potrà fare diverse cose: apre la porta del garage, quella dell'albergo e funziona come carta d'imbarco sull'aereo. Controlla numerosi parametri della salute, soprattutto il movimento. E poi, come tutti i concorrenti Android, mostra sulla schermo le notifiche del telefono, permettere di leggere mail, sfogliare le foto e seguire le indicazioni delle mappe. Le app compatibili da subito sono centinaia, c'è Facebook ma anche Uber e WeChat. Ultimo dubbio svelato, la batteria. Team cook promette un'autonomia di 18 ore in condizioni di uso normali.